Buonasera, volevo sentire se qualcuno è già connesso, se mi sentite perché è importante sapere se mi sentite, se l'audio è buono, il video è buono, tutto buono, oppure siamo ancora un po'. Allora, ormai l'ora è giunta. Datemi un cenno. Se ci sei, batti un colpo. Si diceva nelle sedute spiritiche. Alle sedute spiritiche un po' ne parleremo anche oggi perché appartengono a quel corpus di conoscenze non, diciamo, non ufficiali che riguardano comunque la spiritualità. E quindi oggi parleremo proprio di sciamanesimo e di religione, le differenze, le similitudini, quello che appartiene a uno, quello che appartiene all'altro. E va bene, risponderò alle vostre domande in diretta. Scrivetemi qua in chat, ok? Ci sono, va tutto bene? Perché altrimenti io non ho un feedback che mi dica che siamo a posto. Soprattutto per l'audio, mi raccomando, ditelo se avete dei problemi. Buonasera, Donatella. Mi senti bene? Ecco, perché l'importante soprattutto è l'audio, no, anche il video ovviamente, però l'importanza è che mi diciate che mi sentite bene, che siamo tutti qua a parlare di queste cose importanti perché fanno parte della storia umana, fanno parte dei nostri corpi, delle nostre storie antiche. Si diceva che le donne sono delle storyteller, cioè sono proprio le cantastorie dell'umanità. In effetti le storie sono sempre state raccontate più dalle donne che dagli uomini. Gli uomini hanno fatto le imprese, ma chi ha raccontato o chi ha trascritto spesso è stata una donna. E chi ha continuato a raccontare vicino al focolare è sempre stata una donna. Allora, sì, ti vedo e ti sento bene. Perfetto, allora go! Andiamo con questa diretta. Vi ricordo che potete fare le domande, io ogni tanto mi avvicinerò al video in modo da poterle vedere e quindi cominciamo questa carrellata attraverso lo sciamanesimo e la religione. Molto spesso ignoriamo sia una parola che l'altra. La parola sciamanesimo viene da Saman, che diciamo è una parola siberiana, quindi è una parola nordica che significa colui che sa, il sapiente. Lo Saman era chi sapeva. Ma che cosa sapevano gli sciamani? Allora, lo sciamanesimo è la più antica forma di contatto tra l'umano e il divino. Tutte le popolazioni dell'intero pianeta all'inizio dei tempi erano sciamaniche. Il concetto di sciamanesimo è importantissimo ed è diverso, completamente diverso dal concetto di religione che noi invece abbiamo. Diciamo, ormai da parecchi millenni abbiamo introdotto nelle nostre menti. Lo sciamanesimo appartiene alla natura, è legato ai cicli naturali, è legato alle conoscenze che la madre natura dà alle persone in grado di capire i suoi messaggi. Ora, i messaggi della natura certamente non sono scritti e non sono neanche orali. I messaggi della natura sono subliminali, i messaggi della natura appartengono al vento, appartengono alle montagne, appartengono ai boschi.
appartengono alla terra. E chi riusciva a decodificare questi messaggi era appunto detto Saman, ovvero sciamano. La parola sciamano, come vi ho detto, è di origine nordica, però diciamo per esempio questi tipi di sacerdoti o sacerdotesse, molte erano donne, le donne sciamane nell'antichità erano tantissime, forse il numero maggiore rispetto agli uomini, anche perché le donne con la loro ciclicità mensile erano proprio in sintonia con i cicli lunari e con i cicli terrestri. Quindi la donna ancora più dell'uomo aveva un'evidenza di appartenenza alla natura che l'uomo comunque, anche se in qualche modo sapiente, non sempre era in grado di avere accesso a queste conoscenze. Quindi questi antichi modi di vedere la vita non facevano distinzione tra la vita e la morte, tutto era riciclo, tutto era un continuo divenire, tutto era un flusso senza fine che a volte aveva dei picchi anche grandiosi. Pensiamo alla natura quando si scatena con tuoni, lampi o addirittura terremoti o eruzioni vulcaniche, quindi con manifestazioni estremamente violente, oppure si manifesta invece con altre modalità molto dolci. Il frinire degli insetti, lo scorrere dei ruscelli, il vento, il gentile, la brezza che soffia tra gli alberi e muove le foglie. Tutto questo è natura e tutto questo era il libro su cui lo sciamano leggeva. Abbiamo sciamani in tutte le parti del mondo, ovviamente i nomi, diciamo, sono diversi, è rimasto, diciamo, nel nostro vocabolario la parola siberiana, però in realtà, per esempio, nell'area celtica erano chiamati druidi, dai nativi americani erano chiamati medicine man o medicine woman, cioè gli uomini medicina, i curanderi nell'America del Sud, cioè i nomi cambiano, ma non cambia di fondo quello che era lo sciamanesimo. Lo sciamanesimo non faceva divisioni tra ciò che era naturale, anzi non c'era l'artificiale, quindi tutto era natura. Quindi l'uomo stesso viveva secondo natura, con tutti i ritmi e con tutte le bellezze e le difficoltà che questo tipo di vita induceva a condurre. Pensate anche alle malattie. Le malattie erano considerate dallo sciamano un disequilibrio, cioè qualcosa in quel corpo era andato fuori equilibrio. E lo sciamano era in grado di mettere di nuovo a posto, di riequilibrare, diciamo, le parti che soffrivano, le parti di questo organismo che erano in sofferenza, e così che andava a fare la famosa ricerca dell'anima, no? Il famoso viaggio ctonio, il famoso viaggio nell'underworld, il famoso viaggio negli inferi. Il viaggio negli inferi. Allora, lo sciamano ha una visione tripartita della realtà. Esiste una terra alta, cioè la terra dei cieli, esiste la terra nostra e poi esistono gli inferi, cioè la terra inferiore. Quindi la terra superiore, la terra mezzana, diciamo, e la terra inferiore. Il viaggio che lo sciamano poteva fare attraverso i mondi erano proprio per cercare il riequilibrio di queste energie. E lo sciamano era un guaritore. Ora, di queste figure così mitiche risalgono veramente a migliaia e migliaia di anni fa. Abbiamo delle figure su queste grotte paleolitiche
soprattutto in Francia, le trois frères, io ho scritto un libro su questa cosa, qua e vari articoli, in cui viene dipinto questa specie di essere umano ibrido, mezza capra, mezzo cavallo, con un piede equino e con dei vestimenti molto strani e un occhio che guarda in un modo particolare. Ora, questi sciamani erano veramente persone che andavano in mezzo ai mondi, quindi avevano le caratteristiche sia degli animali che degli esseri umani e anche delle forze della natura. Quindi erano uomini e donne. Adesso noi usiamo la parola uomini perché siamo i eredi di una lingua patriarcale che ha mascolinizzato tutto. Molto meglio altre lingue che hanno meno differenze, diciamo, nelle parole. Comunque, diciamo, esseri umani, ecco, esseri umani che riuscivano a captare le vibrazioni. Tutto era una vibrazione, cosa che ultimamente la fisica quantistica ci sta di nuovo, diciamo, confermando. Cioè, tutto il percorso di migliaia e migliaia di anni fino ad arrivare a una scienza così profonda che è riuscita davvero a dimostrare che tutte le conoscenze antiche erano vere. Cioè, tutto vibra, tutto è in movimento, nulla si ferma, come dicevano i greci, pantarei, tutto scorre. E tutto cambia, è tutto in mutevole forma. Noi non siamo mai uguali a noi stessi. Noi stessi cambiamo di minuto in minuto, di secondo in secondo. E tutto questo cambiamento, questo vortice, eccetera, era considerato la materia di studio degli sciamani. Loro conoscevano le vibrazioni, conoscevano come mettere in ordine tutte queste essenze dell'umano e non c'era differenza tra la vita e la morte. Questo è uno dei punti fondamentali che, diciamo, differenzia lo sciamanesimo dalla successiva religione. Vedremo che ci sono dei passaggi intermedi. Lo sciamanesimo appartiene all'antichità. Il più antico popolo che ancora conosce i misteri sciamanici è il popolo australiano. E gli aborigeni australiani, pensate che la loro cosmogonia, cioè il loro racconto delle origini, è il più antico dell'umanità, è più di 60.000 anni, riescono ad andare indietro nei racconti a epoche così antiche, e pensate che nulla è stato mai scritto, è stato solo, diciamo, passato di bocca in bocca per tutti questi migliaia e migliaia di anni. E questa conoscenza ormai si sta perdendo. Perché? Perché il successivo passaggio dell'umanità da questo stato di natura in cui il buio e la luce erano equiparati, non c'era differenza tra la luce e il buio, tutto faceva parte del tutto, non esiste luce senza buio e non esiste buio senza luce. Poi vedremo che l'umanità ha cominciato a cambiare pensiero e quando l'umanità ha cominciato a cambiare pensiero sono cambiate anche le percezioni sulla natura e quindi le prime forme religiose, e io, come sapete, amo molto le parole, l'origine delle parole, perché sono convinta che dall'etimologia possiamo veramente capire dove nasce quest'idea, no? La parola religione è una parola abbastanza recente, appartiene al latino, quindi certo, in un'epoca assolutamente storica, la prima persona che parlò di religione, usò questo termine, fu proprio Cicerone.
E quindi diciamo che appartiene al mondo latino, che è assolutamente un mondo patriarcale, patriarcalizzato, molto virilizzato, in cui tutto ormai è verso un certo, diciamo una certa frequenza e nega le altre frequenze della natura. Questo modo innaturale di vedere le cose è avvenuto piano, cioè in tantissimi secoli, in tantissimi millenni in realtà, stiamo parlando di millenni, quindi il passaggio tra lo sciamanesimo delle origini e man mano le religioni più moderne è stato non solo a step, non solo a passaggi abbastanza indicativi, ma anche un po' a macchia di leopardo in alcune zone del mondo, non è mai avvenuto quasi. Ancora oggi esistono gli sciamani in alcune parti del mondo, soprattutto in Africa, mentre in altre zone del pianeta questo cambiamento, questa direi proprio un giro di boa che è avvenuto nelle menti degli umani è avvenuto invece in tempi relativamente antichi, per cui sono molto tempo che noi dobbiamo avere a che fare con le famose religioni. La parola religione viene dal latino religo, che vuol dire legare, quindi già questo ci fa capire come sia un sistema mentale più costrittivo rispetto alla totale libertà, alla totale aderenza alla natura e alle leggi naturali che possedevano gli antichi sciamani. Ora guardo un attimo se avete qualche domanda. Vedo che tutto ok, bene, buonasera a tutti, bene, benvenuti, benvenuti Claudia, benvenuta Sara, benvenuta Loredana. Ok, allora cominciamo un po' questo excursus sullo sciamanesimo. Lo sciamanesimo, pur prendendo vari nomi, come vi ho detto, appartiene alla coscienza umana. Quindi noi, il bambino appena nato è uno sciamano, cioè lui vibra con le vibrazioni della terra, del pianeta, non è in contrasto. E infatti il bambino appena nato è assolutamente perfetto, è totalmente nell'ambiente, teoricamente almeno. Poi naturalmente cominciamo a mettergli i pannolini. Di plastica, eccetera, chiaramente tutto questo andrà perduto. L'umanità ha man mano perso dei pezzi, ha perso dei pezzi perché? Perché fino a che la natura nutriva l'uomo e l'uomo nutriva la natura, tutto era in equilibrio. Ma quando si è cominciato a scegliere una parte, ed è stata scelta la parte solare, la parte della luce, anche nascere si dice è venuto alla luce, e abbiamo messo nell'inconscio il buio, non abbiamo più avuto contatti con le nostre parti oscure, con la selva oscura di Dante, non abbiamo più cioè non abbiamo più avuto i mezzi e anche la voglia di, come dire, esplorare il mondo sotterraneo, il mondo che ci alberga, la parte oscura di noi, ecco che è avvenuta la scissione, una scissione man mano che si è sempre più ampliata fino a diventare granitica, fino a diventare totale, la divisione tra la nostra essenza umana e il nostro credo oggi è totale, è totalizzante, tra l'altro, perché noi siamo appunto nelle religioni, nelle religioni. Per vedere l'excursus di questo, noi dovremmo appunto andare ad attingere con questi antichi riti. I riti appartengono al sacro. Però anche il concetto di sacro, ovvero la parola sacro, è abbastanza recente, appartiene al latino. La prima
la prima volta in cui si vede scritta la parola sacrum è sulla lapis niger, che era un'antica pietra nera su cui erano scritti in un latino ancora barbarico delle origini. Questa pietra era considerata sacra, è stata trovata al Foro Romano e questa pietra si diceva, si favoleggiava che fosse la pietra su cui Romolo avesse messo il primo sigillo della città eterna, no? Del sacrum. Da cui la parola sacro italiana, per esempio, esecrabile, no? Esecrato viene da ex sacer, cioè non sacro, fuori dal sacro. Quindi, vedete, le parole, le etimologie ci fanno capire come esecrabile sia qualcosa di cattivo perché fuori dall'ambito della sacralità. Quindi le parole che indicavano il sacro antico, abbiamo anche il greco con hieros, le hierà, gli oggetti sacri erano gli oggetti che nei riti misterici esistevano e che erano appannaggio della sacerdotessa o del suo ierofante, ma erano misteriosi, nessuno poteva sapere cosa fossero questi oggetti sacri. Si ipotizzano varie cose, tra cui diciamo dei modellini sessuali. Perché sessuali? Perché di base lo sciamanesimo è uno sciamanesimo tantrico, uno sciamanesimo che implica l'unione della natura attraverso il sesso. Il sesso per questi antichi popoli era assolutamente l'atto più sacro e la conseguenza di quest'atto sacro, cioè il partorire, era ancora più sacro. Come ho detto anche in altre mie dirette, se qualcuno di voi le ha ascoltate, negli antichi templi della Dea mi viene in mente i templi di Malta. Io sono andata a vedere, bellissimi, che visti dall'alto hanno proprio l'immagine di una donna grassa, no? Con la testa, poi i seni e questa pancia enorme, da cui l'entrata è come se entrasse nella vagina, cioè nel corpo della dea. E in questi antichi templi, delle azioni più sacre, dei riti che si compivano, era proprio quando una donna del villaggio era prossima al parto, quindi veniva portata nel tempio e aiutata dalle varie levatrici. La parola levatrice anche è interessante, l'etimologia, anche di questo poi vi parlerò, però appartiene già all'epoca romana. E queste donne che aiutavano le partorienti erano le sacerdotesse, quindi questa donna veniva messa come su un altare e l'atto che stava compiendo, cioè quello di dare vita a un altro essere umano, era assolutamente la festa più grande che veniva appunto festeggiata con canti, balli, offerte di cibo, offerte di fiori, canti e quindi questa donna veniva festeggiata per molti e molti giorni, fino a che si compivano appunto i tempi del parto, come si diceva, no? Fino a che lei riusciva a riprendere forze e poi a tornare, diciamo, nella sua capanna con il suo bambino. Quindi tutta questa ritualità, era legata alla sessualità, al piacere, alla bellezza, perché la contemplazione stessa della natura era sacra, era considerata sacra. Per i druidi, per esempio, il luogo più sacro in assoluto erano gli alberi, anzi le foreste, e le cattedrali gotiche non fanno altro che ricordare in pietra ciò che le foreste fanno, cioè quando gli alberi crescono molto molto alti. Poi le fronde si uniscono come una specie di
di ogiva, no? Come proprio una cattedrale. E questa era l'idea del sacro. E quando le religioni successive si sono impadronite di queste conoscenze, distorcendole, hanno cercato di ricreare nella pietra, cioè creato dall'uomo e non più dalla natura, non più spontaneo, ma progettato, architettato, ecco l'avvento degli architetti, diciamo, di chi costruiva questi monumenti di pietra, di però ricreare in qualche modo un oggetto naturale. Ma anche le stesse piramidi in realtà non sono altro che delle specie di montagne. L'idea della montagna è piramidale, no? Col suo picco in alto. Quindi tutto ciò che anche le religioni successive, una delle prime fu proprio quella egiziana, che cominciò a rompere l'equilibrio tra la luce e l'ombra e a considerare e a virare il pensiero umano non più nell'equilibrio, ma nell'esaltazione della luce, del dio sole, del faraone, del capo, di chi, diciamo, il re, le roi soleil, no? Il re sole, cioè il dio era il sole, e quindi Amon, no? E Ra, quindi Amon Ra era il dio principale, quindi cominciamo a fare una selezione dei vari dei e a metterne uno a capo e gli altri man mano sempre meno importanti. Questa visione, che noi l'abbiamo definita patriarcale, storicamente così si definisce, inizia in Egitto, ma poi a macchia d'olio si espande un po' in tutte le zone che prima erano sciamaniche. E quindi dell'antica modo di vedere la vita, il modo sciamanico, man mano questo nuovo modo di vedere la vita come un'imposizione dall'alto, come qualcosa da adorare, a cui sottomettersi. Attenzione a queste parole, perché durante il periodo primevo, non c'era nessuna sottomissione. Diciamo, i concetti erano che tutti partecipavano ai riti, e tutti avevano in qualche modo di mettersi in contatto con i propri defunti, con il mondo dell'aldilà. Per esempio, anche il concetto di morte era molto diverso. La morte non era temuta, la morte era una benedizione per molte persone, e i morti non erano morti. Vivevano insieme ai loro, diciamo, insieme ai loro discendenti, le persone nel proprio corpo, ma questo anche geneticamente è vero. Il nostro DNA è antichissimo. Noi abbiamo tutti i nostri antenati fisicamente dentro di noi. E gli sciamani lo sapevano, e difatti spesso andavano a mettere, diciamo, a pacificare gli antenati. Il culto degli antenati era molto sentito, è stato sentito praticamente fino a tutta la Roma imperiale, quindi in epoca assolutamente storica. In ogni casa romana c'era il piccolo altarino, no, con i lari e i penati, che erano appunto gli antenati. Tutta la cultura sciamanica ha una grande ossequienza agli antenati. Gli antenati erano considerati sacri ed erano considerati vivi, anche se fisicamente morti. E in un qualche modo è vero, anche la moderna psicologia ce lo conferma. Non importa se il nostro nonno e il nostro bisnonno siano, diciamo, fisicamente morti, però quelle idee, quelle cose, quei modi di pensare ci appartengono. Noi abbiamo un lignaggio, una genia
che ci pone in un certo modo rispetto ad altri che sono appunto di altre genie. Quindi questo gli sciamani lo conoscevano molto bene. Cosa su, vediamo un po' se ci sono altre domande. Buonasera. No, nessuna domanda. Tutti mi dicono buonasera e va bene così. Allora, speriamo che sia una buona sera, che sia una serata interessante. Allora, vi ho detto che le religioni cominciano, va bene, con gli egiziani che cominciano a creare degli dei. Allora, il concetto di Dio, di tanti dei, apparteneva anche agli sciamani, perché ogni anima, ogni essere vivente, compreso le pietre, erano animate secondo la loro visione. Tutto vibrava di vita, l'albero era un essere vivente, un essere senziente, un animale era un essere senziente, quando lo si andava anche a uccidere era come un sacrificio e bisognava chiedere perdono all'anima dell'animale. Sapete, per esempio, i nativi americani che andavano a uccidere il bisonte da cui avevano, traevano tutte le loro sostanze, quindi era molto importante uccidere i bisonti, però all'anima del bisonte venivano proprio fatte dei ringraziamenti e si pensava a dare degli omaggi floreali, degli omaggi di canti, degli omaggi di balli, i balli sciamanici intorno all'animale ucciso per conciliare l'anima di questo animale. Ora, tutto ciò man mano si è perso nella storia umana, cioè la storia umana ha perso questi contatti ed è diventata sempre più arrogante. Arrogante e diciamo dominatrice. La dominanza è stata creata per sfruttamento delle risorse naturali. Mentre prima non solo non c'era sfruttamento, ma addirittura ogni volta che si andava a prendere qualcosa, si ringraziava come fosse appunto un essere vivo. Anche l'albero, quando si andava a prendere un frutto, si ringraziava quell'albero per averci dato la mela, per averci dato la pera, eccetera, eccetera. Quindi era tutto sacro, era tutto un rito. E figurarsi anche gli esseri umani erano tutti sacri. Questa sacralizzazione si è man mano sempre più ristretta fino a diventare, a non essere più vista, anzi, addirittura andare contro il rovesciamento tra, diciamo, lo sciamanesimo e la religione avviene proprio quando le religioni cominciano a imporre dall'alto un Dio che non è più sulla terra. E il Dio è il Padre nell'alto dei cieli. E questo noi lo sappiamo bene perché noi siamo di matrice cristiana, quindi noi abbiamo ben chiaro il Dio nell'alto dei cieli, che però non appartiene più alla terra. E quindi si stacca, c'è una divisione. Ricordate come si fa l'imperium, come si fa a governare, come si fa a dominare le popolazioni? Dividendo. Ed è chiaro che diciamo, popolazioni sciamaniche non le puoi governare perché quelle sono libere, vanno secondo i ritmi naturali e non c'è niente che possa impedire loro di seguire a meno che con la forza si imponga una dominazione. E questo è stato quando l'uomo ha pensato che forse invece che sfruttare la natura, che comunque era difficile, bisognava piantare il frutto, bisognava aspettare che crescesse, bisognava annaffiare, cioè era un lungo lavoro, era più facile sfruttare un'altra persona che facesse questo lavoro per noi. E quindi ecco che comincia il discorso della sopraffazione dell'uomo sull'uomo. Cioè non c'è più, diciamo, l'equilibrio
si rompe l'equilibrio naturale e cominciano i disequilibri, cominciano a alcune popolazioni a predominare sulle altre, alcuni concetti a predominare sugli altri. Tutto questo avverrà in migliaia di anni, non è stato un passaggio veloce, è stato un passaggio lento, anche se però ci mettiamo nei miliardi e miliardi di anni della Terra, allora sì, è stato un passaggio veloce, che comunque diciamo che sono 5.000-6.000 anni massimo in cui noi abbiamo invertito, abbiamo rovesciato i concetti naturali. Man mano che questi concetti naturali venivano sovvertiti, man mano alcune popolazioni, con la forza delle armi e con la guerra, io l'ho narrato nel libro sulla guerra di Troia, no? Quando Troia era solo una città, c'è proprio il passaggio epocale, grandissimo, tra una popolazione pacifica che andava secondo i ritmi naturali a una popolazione guerresca che imponeva e rubava la terra agli altri. Togliere la terra agli altri popoli è stata la cosiddetta conquista, che è un termine guerresco, no? Quindi la conquista avviene per accaparrarsi, quindi sfruttare un territorio che apparteneva ad altre popolazioni. Man mano che si sviluppano armi, quindi la tecnologia porta a sviluppare armi di offesa, quindi lance, scudi, carri, il cavallo stesso. Andare a cavallo, io lo racconto nel libro di Troia, andare a cavallo è stato un atto rivoluzionario. I primi popoli ad andare a cavallo furono i mongoli o comunque tutti quelli delle steppe del nord della Russia. Queste popolazioni capirono che a cavallo riuscivano a fare molto, non solo a ottenere molto potere, ma a dominare gli altri animali. Ancora il cowboy fino all'Ottocento, ma ancora forse adesso, usano i cavalli per dominare le mandrie. Quindi, quando queste popolazioni capirono che loro potevano sfruttare tutti gli altri romani grazie al cavallo, ecco che abbiamo l'eroe a cavallo, no? E comincia l'età patriarcale. L'età patriarcale che è contraddistinta da due fattori. La voglia di guerra e tramite guerra dominare altre persone e quindi rubare, derubare i territori, le conquiste territoriali che verranno considerate delle cose magnifiche, verranno glorificate, la gloria dell'eroe. Quando Cesare arrivava a Roma aveva addirittura l'arco di trionfo perché aveva sottomesso tutte le altre popolazioni. Quindi il concetto appunto di trionfo in guerra per aver conquistato altri territori e la visione che tutto ciò che luce è buono. E tutto ciò che è ombra è cattivo, cioè abbiamo la grande divisione del bene e del male. Questa è la grande divisione psicologica in cui spacca la mente degli uomini e spacca l'anima degli uomini in buono e cattivo, in bene e male. Cosa fa Eva quando va a prendere la famosa mela? È l'albero della conoscenza del bene e del male. Cioè si spacca. Per la visione sciamanica non c'è bene e male, non esiste morte e vita, è tutto un fluire. E ciò che appare bene in un momento può apparire male in un altro momento, e ciò che sembra un disastro può invece essere una fortuna. Ed è tutto un susseguirsi di eventi che sono considerati sacri. Sono le idee, le divinità che si muovono, che hanno pulsioni, che si muovono attraverso i miti e vengono
creati queste narrazioni mitologiche, qui diciamo il mito poetico per eccellenza, il popolo mito poetico per eccellenza è il greco. Il popolo greco crea miti grandiosi che verranno narrati per sempre, li narriamo ancora oggi nei nostri licei, almeno finché non ce li tolgono. Leggiamo l'Iliade e l'Odissea, no? I grandi poemi dell'umanità. E questo fatto, creare queste narrazioni, comincia a separare, qui è l'inizio della separazione, tra gli inferi e Giove che sta in alto, sta nel monte, no? Sta in alto, nell'Olimpo, no? Gli dei olimpici che sono gli dei della luce, mentre invece tutte le parti oscure sono gli dei degli inferi, abbiamo Ade, Persefone, tutti i mostri che cominciano ad andare nell'underworld, cominciano ad andare nel sottosuolo. E qui comincia la grande divisione. Ma ancora in epoca greca la divisione non è così netta. Molti dei sono buoni e cattivi nello stesso tempo. A volte Giove fa delle cose ottime, a volte fa delle cose terribili. Gli stessi dei hanno pulsioni, quindi vengono spinti, c'è qualcosa di più forte degli dei, che è poi cosiddetto fato, no? Il destino, le moire, sono queste entità naturali che comunque uno agisca. Alla fine il destino sarà compiuto e non è dato sapere né agli umani e neanche agli dèi che cosa il destino riserverà. E questo è diciamo un modo di vedere il mondo che sta a metà tra lo sciamanesimo puro, in cui tutto veniva creato secondo i ritmi naturali, a un ibrido tra una divinità più potente dell'umano, che ha già una divisione in luce e ombre, ma che ancora comunque sottostà a una natura che, diciamo, che dirige il destino. Ecco, la natura comunque ancora è magistra, ancora è la dea delle dee, e sulla natura non si può discutere, perché comunque lei, il suo modo di essere, quello che la natura avrà predestinato, sarà comunque compiuto, anche se qualche dio si ribellerà a questo compimento. E questo è un passaggio intermedio tra l'antico sciamanesimo e invece la religione, quella che noi oggi consideriamo religione. Il passaggio avviene a Roma. Allora, la Grecia, come vi ho detto, e tutti i concetti greci erano ancora ibridi. Quando arriva la potenza romana, diciamo che con Roma comincia veramente il sacrum, diviso dal non sacro, cioè ciò che era sacro era diviso da ciò che era profano. Roma è la grande divisione, sia psicologica sia storica. Roma divide, difatti l'impero divide et impera, è proprio il detto romano, che fa capire come le popolazioni che vogliono dominare devono farlo tramite divisione, devono dividere tutto, l'uomo dalla donna, il bianco dal nero, lo schiavo dal padrone, il ricco dal povero, il bello dal brutto. In natura non c'è il brutto. In natura è belle, tutto è bello, anche una pietra qualunque, se la guardate è bellissima, ma non è cosciente di essere bella, non c'è un'intenzione di bellezza o di bruttezza. Già i greci avevano invece il concetto di kalos, Cagathia, no? Avevano il concetto di bello e di buono, che secondo i greci andava insieme.
tutto ciò che era bello era anche buono, però evidentemente c'era anche ciò che era brutto ed era cattivo. Quindi già abbiamo la divisione tra luce e ombra, tra bello e brutto, tra buono e cattivo. Quindi già in Grecia fermentano queste idee divisorie. Con Roma è proprio l'apoteosi. Roma non solo conquista tutto il mondo, diciamo, occidentale, conosciuto, tutta l'area del Mediterraneo, ma impone la sua visione del mondo. Questa visione romana ce la stiamo portando dietro ancora oggi. Tutto il mondo, a parte qualche rarissimo, rarissimo, piccolissimo puntino nella terra in cui ancora questi concetti non ci sono ancora arrivati e abbiamo qualche piccolissima società che vive ancora secondo i ritmi naturali. Però direi che i concetti romani sono passati in tutto il mondo, perché tramite i conquistadores, tramite le conquiste che man mano questi popoli fecero nella storia, hanno imposto questa visione su tutta l'umanità. Vediamo un po' se... Grazie, è un piacere sentirvi. Grazie di tutti questi complimenti, grazie mille. Allora io continuo, visto che non ci sono domande, continuo l'excursus. Siamo arrivati a Roma. Vi ho detto anche che la parola sacro appunto è latina, è romana, quindi la inventano loro come concetto di sacro e non sacro, ok? Anche se appunto anche i greci, lo hieros gamos, cioè, ma i greci tendono più all'unione, cioè anche le scuole misteriche, come chi ha seguito i miei video, eccetera, o ha letto i miei libri in cui parlo delle scuole misteriche, delle scuole iniziatiche, i greci avevano ancora il concetto dell'unione tra gli opposti e che comunque tra l'unione degli opposti avveniva l'alchimia magica, avveniva il piacere ultimo, la sublimazione, no? Lo hieros gamos, cioè le nozze sacre, che erano poi l'apice della conoscenza greca. I latini invece narrano tramite guerre. La narrazione storica, come noi la intendiamo ancora oggi, è di tipo latino, cioè si raccontano le conquiste della guerra. Ricordiamo che Romolo e Remo erano dei pastori. Questa cosa della pastorizia è molto importante. Perché anche Caino e Abele, vabbè, anche la parte ebraica ha avuto un grosso impatto con questi concetti. Allora, faccio veramente dei grandissimi salti temporali, giusto per farvi capire. Per migliaia e migliaia di anni l'umanità ha preso semplicemente dalla terra i suoi frutti. Sono i famosi raccoglitori, no? Erano persone che vagabondavano e andavano in cerca di frutti, di selvaggina, eccetera, eccetera, e si nutrivano ed erano, diciamo, erano dei popoli migranti in cui si spostavano secondo le stagioni, secondo i raccolti, eccetera, eccetera. Poi man mano diventano stanziali, l'umanità comincia a capire che forse invece che viaggiare era più comodo, soprattutto per i bambini, se si voleva farli crescere sani, e fare crescere più bambini, perché lo stress di un viaggio il bambino fa fatica a sopportarlo, quindi c'era molta mortalità infantile, quindi le popolazioni cominciano a capire che era meglio forse piantare un albero piuttosto che andarlo a cercare in natura. E così comincia l'agricoltura ed è una scienza femminile, perché l'uomo andava a caccia di grossi animali una volta ogni tanto, una volta ogni 2 o 3 mesi c'era proprio il periodo della caccia, e mentre la donna aveva bisogno di avere un cibo quotidiano per nutrire i propri bambini. Quindi ecco che comincia a coltivare le piantine, e quindi comincia ad abitare vicino a dove c'è il campo. Ed ecco quindi che l'umanità comincia a diventare stanziale. Ma fino adesso, fino a questo punto, c'è pace,
Cioè la terra è enorme, le persone erano, non erano in numero così strabocchevole come sono oggi, e comunque ognuno aveva la possibilità di avere terreno, eccetera. Il concetto di conquista del territorio nasce con la pastorizia. Quando Dio Pan, no? Il Dio Pan, cominciano i pastori ad avere queste greggi da sfamare. Voi sapete che quando le pecore vanno in un campo, lo finiscono, cioè brucano tutta l'erba, fino alla stagione successiva, quindi devono passare 8-10 mesi prima che il campo riesca di nuovo a produrre erba. Nel frangente le pecore devono essere comunque nutrite, quindi la necessità è di andare a conquistare un altro territorio. Ecco che cominciano le divisioni, cominciano i muretti. Avete presente anche in Sardegna tutti i muretti, o in Sicilia, tutti i muretti a secco, fatti di pietra? Sì, perché questo territorio è mio, quello è tuo, io non devo andare a invadere il tuo territorio. Ecco che cominciano le proprietà. La proprietà viene tramite pastorizia, il gregge, diciamo il possesso del proprio gregge. Ecco il marchio della bestia, poi ne parliamo. Il marchio della bestia si fa sul bestiame, appunto, sulle pecore, sui vitelli. E quindi i proprietari di animali hanno bisogno, soprattutto i pastori, hanno bisogno di nuovi territori. Ecco che cominciano a combattere col vicino. Perché quel vicino ha un territorio che io potrei sfruttare per le mie pecore, perché sennò le mie pecore muoiono. E cosicché io devo andare a uccidere quel vicino per impossessarmi di quel territorio. E così nasce la guerra. Così nascono le armi, così nasce l'idea della conquista territoriale. Idea che accompagnerà l'umanità per migliaia e migliaia e migliaia di anni. Sono 10-20 mila anni che ci portiamo dietro sta storia delle guerre. E alla fine chi conquista sarà considerato eroe. Chi distrugge, chi uccide, chi fa genocidi sarà considerato eroe e sarà messo sulle nostre piazze con i cavalli, abbiamo diciamo il Marco Aurelio sul Campidoglio con la mano alzata, il conquistatore, no? Il Cesare, il grande conquistatore, il trionfo. Allora, questo concetto crea gli uomini nemici. Homo homini lupus, dicevano i latini, no? Il nemico viene creato perché? Perché io voglio sfruttare il territorio che lui ha. Per quanto riguarda le religioni, ecco che la spiritualità umana, ormai che non poteva più prendere, diciamo, linfa vitale dalla natura, perché era tutta stata sconquassata da tutte queste guerre, da tutti questi innalzamenti di monumenti, questi palazzi, abbiamo i trionfi, no? Abbiamo queste grandi costruzioni dei templi di pietra, l'uomo comincerà a erigere templi agli dèi e diciamo che l'umanità rimane disconnessa dalla natura. Ed ecco quindi il bisogno, o anche se volete la distorsione dello spirito, che in mancanza di una comunione profonda con la natura che è istintiva, perché se voi mettete un bambino in natura, in un bosco, vicino a un ruscello, il bambino si troverà perfettamente a proprio agio, se è piccolo. Chiaramente se è grande avrà già assorbito dei concetti che casomai gli creeranno paura, però un bambino piccolo si muove tranquillamente in natura. E quindi mancando questo nutrimento attraverso la natura, ecco comparire gli dèi. Ora,
L'escurso sulle religioni è molto ampio, né io in un'ora e mezza posso certo darvi tutto. Vi faccio un piccolo escurso sulla nostra cultura, che è quella che ci appartiene, e di come, diciamo, le primi monoteismi si sono instaurati nella mente degli esseri umani. I primi monoteisti sono dei politeisti, cioè ovvero con tanti dei ma con uno a capo. Zeus, per esempio. Zeus diventa il capo degli dei, non ancora un dio unico, ma semplicemente il più potente degli dei. Per avere un dio unico, noi abbiamo delle religioni che vengono dal Medio Oriente e soprattutto la religione ebraica. Il monoteismo è di stampo ebraico, ma un solo popolo, oltre al popolo ebraico, aveva un concetto monoteista ed era il popolo persiano. Il popolo persiano con Zoroastro. Allora, Zoroastro, il dio Mazda, chi ha una macchina Mazda sappia che quel nome è il nome dell'antico Dio, l'unico Dio degli Zoroastriani, che adoravano il fuoco, adoravano il sole, adoravano tutto ciò che era luce. Ed è la prima idea di monoteismo vero. Molti mi diranno, è Aton, è Akhenaton, perché abbiamo studiato quella cosa lì degli egiziani. Allora, sì, fu un tentativo non riuscito, che durò pochi decenni, che sovvertì per poco tempo il pantheon degli dei egiziani, ma fu, come dire, una meteora. In realtà invece la religione zoroastriana fu davvero una religione che durò centinaia di anni e che produsse anche altri affiliati, diciamo, tra cui il mitraismo, per esempio. Il dio Mitra, dio solare, dio che aveva, guardate caso, un'aureola con dei raggi che si dipartivano dalla testa. L'iconografia cristiana è la stessa, ma anche Apollo era raffigurato così, quindi è un'iconografia di un dio giovane e bello, maschio. Tutto ciò che riguarda il monoteismo vira verso il maschile. Le dee verranno dimenticate, tutto ciò che era femminile verrà considerato negativo, tutto ciò che è nascosto come l'utero verrà considerato qualcosa di poco, un po' pericoloso, qualcosa che è meglio evitare. Le mestruazioni saranno considerate sporche, tutto ciò che è sessualità sarà considerata sporca. Perché? Perché è in realtà l'atto più naturale che esista, quindi ci riconnette alla natura, e siccome il Dio che deve dominare non deve permettere agli esseri umani di riconnettersi alla natura, ecco che ciò che connette gli esseri umani alla natura deve essere demonizzato. Ecco il peccato che soprattutto riguarderà i genitali, soprattutto riguarderà la sessualità umana, soprattutto riguarderà il diavolo. Ok, quindi tutto il male verrà messo laddove invece era il bene prima, perché era il trionfo della vita, era la bellezza della creazione. Tutto questo verrà considerato male, quindi verrà tutto rovesciato in un altro, totalmente, direi totalmente. Questo rovesciamento è veramente grave, è una storia infinita. Sì, infatti è una storia infinita. Allora, questi monoteismi, ripeto, c'è lo zoroastrismo che è proprio il più antico, che dà un dio maschio, Zoroastro, che ha il suo profeta, che è Zarathustra, quindi
Quindi vedete, anche nell'Islam avremo Allah e poi Maometto il suo profeta, avremo Cristo che avrà Dio e poi Cristo che è il suo profeta, cioè vedremo sempre questa dualità. Il mondo viene spaccato in due e quindi ci sarà sempre quello che sta nell'alto dei cieli e poi quello che porta la parola, il verbo, lo porta ai terrestri. E questo sarà un sistema che si instaurerà soprattutto con l'ebraismo. Il Dio ebraico è un Dio di guerra, è un Dio che punisce. C'era anche nell'antico Egitto, c'era già il Dio giudicante, ma anche lì, appunto, ripeto, era una società patriarcale, per cui il monoteismo, pur avendo una pluralità di dei, c'era sicuramente Ra Amon, che era il Dio che governava tutti. Con l'ebraismo nasce il concetto del giudizio post mortem. E anche avevano gli egiziani, poi vi ricordate la piuma, no? C'era la bilancia, il dio Set che doveva calibrare e vedere quanto una persona era stata brava in vita. E c'era il giudizio e si passava attraverso varie prove. Negli inferi, no? Una visione dantesca, diciamo, gli inferi vennero poi considerati così, appunto. E quindi c'è questa dualità tra il sopra e il sotto, non c'è più un'unione della natura in cui il sopra e il sotto si parlano, si mescolano, c'è una vibrazione totale in cui uno va nell'altro e tutto fa parte del tutto. Qui c'è una netta divisione. Il Dio sta nell'alto dei cieli e noi terrestri siamo sulla terra e non c'è più niente da fare. Noi siamo i peccatori, quindi ereditiamo già un peccato ab origine, cioè dall'origine, il peccato originale, e tutte le religioni abramitiche avranno questo. Dico abramitiche perché vengono appunto dalla Bibbia, da Abramo, quindi sia il cristianesimo che l'ebraismo che l'islam avranno tutte queste connotazioni. Questa connotazione cosa porterà? Porterà a temere la morte. Perché la morte sarà vista come nemica, come una cosa terrificante, una cosa che fa spavento, la fine di tutto. Non sarà più visto il mondo oltre, non sarà più visto l'aldilà come parte dell'aldiquà. I morti saranno morti per sempre. Noi avremo solo unica vita, questa qui, biologica, che stiamo vivendo. Tutto il resto è terrore. Questo cosa porta il terrore e la paura? Stare zitti, stare bassi, stare piccoli. Perché? Perché hai paura. Quindi c'è questo Dio che ti giudica dall'alto dei cieli e i suoi sacerdoti. Quindi c'è, diciamo, l'intermediario, tu non hai più accesso al Dio diretto, come si aveva quando si andava nei boschi a pregare o sugli altari di pietra, ma tu dovrai avere diciamo, un'intercessione per poter arrivare a Dio e quindi dovrai pagare. E l'altra cosa che queste religioni abramitiche, monoteistiche hanno creato è il nemico. Non esiste una religione abramitica che non abbia comunque così, in qualche modo, creato il nemico, il Satan, l'ostacolo, diciamo, quello che non vuole ciò che tu vuoi, cioè quello che ti blocca. Il diavolo, diaballo, l'ho già detto anche in altre conferenze, viene dal greco diaballo, che vuol dire dividere, quindi il diavolo è il grande divisore. Se io divido,
In primis devo dividere gli uomini dalle donne, poi devo dividere il corpo degli esseri umani in metà, la metà di sopra buona, la metà di sotto cattiva, quella col sesso che non si deve parlare. Poi la vita la devo dividere tra la vita, diciamo, fisica e quella animica che sarà dopo la morte. Qua lì c'è la grande divisione e non, nella morte sarà orrore, stridore di denti, no? Cioè sarà tutto negativo la morte. Questa visione ha creato cosa? Paura. Perché per dominare tu devi avere un nemico e devi terrorizzarlo. Nei secoli sono stati creati i nemici, Roma in primis, che tutto il mondo doveva essere, diciamo, a dominio di Roma. E quindi questi eserciti di conquistatori romani andarono praticamente tutto il mondo conosciuto di allora, e veramente il mondo si chiamava Roma. Roma era dappertutto, tutto il latino è la lingua, diciamo, che ha, si è espansa di più. E ha imposto questo modo di vedere il mondo. Col cristianesimo successivo, questa divisione è diventata ancora più netta, ancora più netta. In cui la morte, che mentre i romani la morte in battaglia era considerata, gli eroi erano comunque considerati in positivo, andavano nei campi Elisi, no? Quindi il morire in battaglia era considerato una cosa buona. Per i cristiani invece morire era andare sotto il giudizio divino, il quale decideva se quell'anima doveva andare all'inferno. Poi fu creato proprio così a tavolino, ma tutta la religione furono create a tavolino, tutte le religioni. Mentre lo sciamanesimo no, perché lo sciamanesimo è naturale, quindi scaturisce spontaneo, invece la religione deve avere dei concetti, deve avere delle strutture mentali, deve avere dei dogmi e quindi deve essere appunto pensata, studiata e scritta. Ricordiamo che queste religioni sono le religioni del libro, cioè della Bibbia. Senza un libro scritto, queste religioni non potrebbero esistere. Nessuno ha scritto sullo sciamanesimo. Perché la scrittura non serve nello sciamanesimo. Lo sciamanesimo è natura e quindi basta andare in un bosco e tu sei già lì a posto, non devi scrivere niente. Dunque, quello che mi piacerebbe farvi, su cui farvi riflettere, perché secondo me appartiene anche molto, ciao Giuseppe, appartiene molto al nostro momento di oggi, è che le religioni e gli imperi devono creare un nemico. Il nemico può essere visibile o invisibile, però un nemico ci deve essere, contro il quale io devo andare a combattere. Allora, tutti questi sistemi creano paura del nemico. Durante la cosiddetta santa, e permettetemi veramente molte virgolette, la cosiddetta santa inquisizione, il nemico era la donna, era la strega, era la donna sapiente, era la sapienza delle antiche curandere, delle antiche sciamane, delle antiche donne che conoscevano la medicina e che quindi sapevano curare le malattie, mettere in riequilibrio la natura, perché la malattia non è altro che un disequilibrio tra gli organi che vanno in disequilibrio. Per esempio, non so, il diabete, è un disequilibrio dello zucchero nel sangue. Quindi, se tu riequilibri, il diabete scompare. E tutto è così. Quindi, la Santa Inquisizione era,
verso qualcosa di invisibile, come faceva a distinguere una strega da una donna normale? Era praticamente quasi invisibile questa cosa. Allora si inventarono determinate caratteristiche che la strega doveva avere: andare, avere un gatto nero, avere i capelli rossi, conoscere le erbe, no? Le rhizotomai, si diceva in greco, cioè le tagliatrici di erbe, quelle che conoscevano le pozioni. Allora si cominciò a demonizzare questa figura di donna sapiente e fisicamente vennero bruciate vive migliaia, milioni di donne, milioni, anche qualche uomo ovviamente, questi cosiddetti santoni, questi medicine men, no? Questi uomini che avevano le stesse conoscenze delle donne. Giordano Bruno, uno per tutti, tutti gli eretici in qualche modo che conoscevano la verità furono bruciati vivi e la Santa Inquisizione andava per stereotipi, non c'era giudizio, c'era pregiudizio. Chiunque avesse i capelli rossi, don, chiunque avesse i capelli rossi doveva essere messa a rogo. Ora mi dite che cavolo di pensiero è? Eppure questo pensiero è durato 3 secoli. Cioè noi l'abbiamo, l'Europa è stata vessata da questa follia per 3 lunghissimi secoli in cui le donne e anche alcuni uomini sono stati bruciati, martirizzati, torturati solo per il sospetto che fossero streghe. Questa follia di vedere sempre il nemico in qualcun altro con qualche caratteristica è tipico dei concetti monoteisti. Ci deve essere un nemico e se non c'è, me lo creo. Ecco, vediamo il nazismo che crea come nemico gli ebrei. Il maccartismo, non so se qualcuno di voi sa che cos'è questo fenomeno, un fenomeno molto strano che avvenne negli anni 50 del secolo scorso, quindi abbastanza recentemente, in America, in cui ci fu questa follia, questo senatore McCarthy cominciò a dire che c'erano delle infiltrazioni di comunisti in America e che questi comunisti dovevano essere portati via dal paese, dovevano essere espatriati, dovevano andare via, dovevano essere perseguitati. Charlie Chaplin fu uno di questi che fu, lui di fatti scappò in Inghilterra. Soprattutto diciamo le persone più in vista di Hollywood, eccetera, erano state considerate del maccartismo. Poi all'improvviso questa follia finì. Perché si accorsero che era folle, che non c'era. E è così anche oggi, no? Abbiamo questo virus invisibile che non si sa e che poi casomai tra un po' scomparirà, ma scomparirà davvero dal punto di vista fisico, cioè nel senso il microscopio non sarà più visibile, o proprio scomparirà dalle nostre menti. Cioè smetteremo di avere queste paure. Ecco che qui si formano tutte le paure dell'infetto, della persona che può contagiare, eccetera. Sono tutte fobie che però queste religioni di stampo patriarcale di dominazione devono creare sempre. L'importante è che ci sia un nemico, non importa chi è, ma ci deve essere. Perché io mi raffronto solo con un nemico, esisto in quanto nemico di. E la mia identità diventa tale in quanto non sono l'identità dell'altro. Quindi c'è proprio una ricerca di divisione profonda tra gli esseri umani. Ed ecco che cominceranno le varie fazioni, i vari partiti, i Guelfi e i Ghibellini, i bianchi e i neri, i protestanti e i cattolici, o gli ebrei, gli islamici. Cioè, ma è importante che ci sia un'etichetta e che io possa riconoscere in quell'etichetta un nemico.
Questo è il metodo con cui queste religioni dominano. E quindi diciamo che l'umanità ha avuto veramente da soffrire con questi tipi di pensieri, perché è stata una sofferenza umana gravissima. Avere un nemico vuol dire stare sempre infelici, perché se io devo combattere sempre con un cavolo di nemico, che sia visibile o invisibile non ha importanza, ma io sto sempre nella paura, sto sempre nell'angoscia, sto sempre, oddio, mi devo difendere, oddio, devo mettermi in sicurezza, oddio, cioè non vivo più. E quindi divento debole. E quindi i dominatori hanno agio di poter dominare con tranquillità. Ecco il meccanismo, ecco la trappola invisibile che ha bloccato l'umanità per migliaia di anni. Queste religioni hanno sempre una veste pulita, una veste bella, una veste ovviamente, perché non possono vendere la verità, venderanno sempre il fatto che il Dio che sta nei cieli è un Dio buono, che ci vuole bene, che ci ama, però stranamente quando moriamo ci giudica. Allora, questa cosa non è chiarissima su com'è questa bontà di questo Dio, no? Un Dio perfetto al quale noi non possiamo mai aspirare perché noi siamo imperfetti, quindi siamo succubi, soggiogati da questo Dio. Questo Dio non è con noi, questo Dio è sopra di noi ed è inarrivabile in un qualche modo e questo crea angoscia negli esseri umani. Quindi tutto questo, e quindi dobbiamo pregare, dobbiamo portare voti, tutto ciò che è sacro è un sacrificio, che non è l'antico modo di fare sacrifici, che era un modo di osannare, di beatificare, di gioire insieme alla natura, alle anime che nascevano, ai piccoli degli animali che nascevano, alla primavera. No, è un sacrum facere che riguarda la penitenza, il sentirsi indegni, no? Domine non sum digno, memento mori. Veramente pesantissimo. In tutto ciò la natura è stata resa schiava. L'uomo di dominazione, queste società di dominazione, non ritengono più la natura sacra, bensì solo un elemento da sfruttare fino all'annientamento. Noi stiamo rischiando la morte fisica di questo pianeta. Perché questa follia umana ha devastato tutti gli animi. La follia di pensare che noi possiamo dominare il pianeta e che sia giusto sfruttare, addirittura ci sono degli ingegneri, degli studiosi, degli scienziati che devono sfruttare le risorse, no? Si dice così, le risorse del pianeta. Questo sfruttamento ha creato il deserto, sta creando deserto, perché la natura invece ha bisogno dei cicli. La natura non può essere costretta a uno sfruttamento continuo. Muore. E siccome noi siamo esseri naturali e viviamo nella natura, se la natura muore, moriamo anche noi. Ecco che ci ammaliamo, ecco che arrivano più malattie, perché la natura cerca di difendersi. E quindi manda inondazioni, quindi manda maremoti, manda tsunami, manda terremoti. Cioè, è chiaro, perché cerca di farsi sentire e di bloccare questo sfruttamento così intensivo, che porterà la natura selvaggia praticamente a estinguersi. Ormai ci sono solo delle oasi protette in alcuni posti del mondo e basta. I leoni vivono in un piccolo territorio
dell'Africa, diciamo, alcune specie, cioè moltissime specie sono a rischio estinzione. Cioè, io non è che voglio fare un discorso ecologico, sì, lo voglio fare, ma lo voglio fare mirato al fatto che stiamo impazzendo. Cioè, noi siamo pazzi, gli esseri umani sono pazzi. O rinsaviamo, o capiamo che davvero noi siamo terrestri e quindi ci riconciliamo con la natura e diciamo, restituiamo il potere alla natura, oppure noi moriremo, perché non è dato vivere in un modo, in un mondo così, non è dato vivere. E quindi credo che oggi siamo vicini a uno di questi grossi cambiamenti, rovesciamenti, come sono stati il cambiamento tra lo sciamanesimo e i primi politeisti che poi sono diventati religione, no? Quindi questi passaggi epocali. Oggi siamo di nuovo a un passaggio epocale che, come dire, non ce ne sarà un secondo. O riusciamo veramente a capire il pericolo, veramente a cambiare rotta, veramente a riconciliarci col sacro vero, che è la natura. Che è l'offrirsi alla natura e ai ritmi naturali e riprendere i ritmi naturali, il rispetto delle persone, il rispetto degli animali, il rispetto delle piante, il rispetto della terra, il rispetto delle acque, il rispetto dell'aria. Adesso neanche più l'aria. Cioè, ragazzi, veramente la pazzia sta diventando pericolosissima. Per cui siamo in un momento in cui c'è un baratro davanti a noi, o riusciamo a volare, riusciamo a tornare alla natura, alla nostra bellissimo pianeta azzurro, e riusciamo a rispettare di nuovo i nostri personali ritmi fisici, perché noi abbiamo alterato tutto. Noi dormiamo di giorno e viviamo di notte con dei mezzi tecnologici allucinanti. Niente di male nel mezzo tecnologico in sé, se fosse usato per il bene, no? Ci potremmo parlare tra i continenti, che meraviglia, no? Attraverso questi web, questi meccanismi, possiamo parlare in viva voce, vedere addirittura le immagini dall'altra parte del mondo, ma che meraviglia è! Però se tutto questo fosse fatto in armonia con la natura, sarebbe un mondo veramente paradisiaco. Se noi imparassimo non ad odiarci o a dividerci o a vederci bianchi e neri, guelfi e ghibellini, infetti e non infetti, vaccinati e non vaccinati, ebrei o non ebrei, basta. Uomini e donne, poi parliamo di quello. Basta tutto questo. Se noi impariamo da questa lezione così grave che sta avvenendo oggi a riconciliarci con i nostri ritmi, con i nostri simili, con i nostri che sono tutti umani, cioè, tutti condividiamo la stessa aria, la stessa luce, le stesse ombre, le stesse paure, perché dobbiamo sentirci così divisi? Che cos'è stato? Chi ce l'ha detto? Allora, ce l'hanno detto i nostri libri sacri. Bene, smettiamo di pensare in questo modo e cominciamo di nuovo un altro cammino verso la riconciliazione. Io non credo che ci sia un'altra strada, sinceramente, oltre a questa. O riusciremo in una grossa parte di umanità a prendere questa strada e a vedere gli inganni, a vedere tutte queste trappole che sono lì nella nostra mente da migliaia di anni. Oh, non c'è soluzione se non nell'amore, che l'amore è la sacralità. E quindi l'amore, il fare l'amore, è la cosa più sacra. Quindi dobbiamo veramente ricominciare da capo.
cambiando testa, cambiando mente, cambiando cultura, cambiando modo di pensare. Allora, io credo di essere arrivata a un'ora tarda, visto che vi ho bloccato le domande, perché vedo davvero che siete rimasti senza parole. Spero che questo ragionamento vi aiuti a riconciliarvi con i vostri ritmi naturali, andate a letto quando avete sonno, mangiate quando avete fame, è molto semplice. Gioite, ridete, scherzate e vogliatevi bene, no? Non è un discorso populista, è un discorso molto profondo. Non è facile togliere tutti questi blocchi mentali che abbiamo avuto per migliaia di anni. Quindi, niente, io vi saluto, vi auguro di stare molto bene e di vivere felici e contenti, un po' come le fiabe, che sono delle poche narrazioni che parlano di felicità. Andiamo alla ricerca della felicità, cerchiamola, perché se non cerchiamo una cosa, ovviamente non la troveremo mai. Quindi smettete di avere paura e cerchiamo di amarci il più possibile. Io vi saluto e vi ringrazio. Se non ci sono altre domande, aspettiamo un attimo qualche curiosità. Bene, visto che tutto è andato alla meraviglia, perché è tutto a posto, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro la buonanotte. E al prossimo mese ci sarà un'altra diretta con un altro argomento che a sorpresa. Buonanotte a tutti. Buonanotte.